Il 27 gennaio si celebra il giorno della memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. La prefettura di Biella ha promosso e coordinato, in collaborazione con la comunità ebraica di Vercelli, Biella, Novara, Verbagno, Cuse e Ossola, l'Istituto per la Storia della Resistenza e l'Ufficio Territoriale Scolastico, una cerimonia che si terrà alle 10 a Palazzo Gromolosa, Biella Piazzo, quale momento di riflessione per tenere viva la memoria storica anche nelle nuove generazioni della Shoah e del senso profondo di quanto ha rappresentato. La celebrazione avrà la presenza delle autorità civili, militari, comunità religiose ebraica, cattolica, buddista e islamica. Vi sarà anche una rappresentanza di studenti della scuola secondaria di primo grado a San Francesco di Biella e di una rappresentanza di studenti della scuola secondaria di secondo grado. La cerimonia si aprirà con la proiezione di un filmato al quale seguiranno gli interventi. Successivamente gli studenti daranno lettura di un brano adattato dalla prefezione di Primo Levi, I sommersi e i salvati. Ed ancora una studentessa proporrà una riflessione sul tema. L'ingegner Guido Mortara, nato a Bologna il 12 gennaio del 1936, riporterà con la propria testimonianza quanto accadde nel periodo delle persecuzioni nei confronti degli ebrei, narrando un episodio che lo ha visto protagonista con suo padre nell'autunno del 1944. E ancora la conclusione, con l'intervento del prefetto di Biella, Franca Tancredi, che consegnerà ai familiari del defunto Ercole Mancini, nato a Lugo di Romagna il 7 febbraio del 1915 e deportato in Austria, la medaglia d'onore riservata ai cittadini italiani, militari, civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto. Tutto l'evento sarà trasmesso da Rete Biella in diretta streaming sul sito www.retebiella.tv e sul social YouTube, e sarà anche visibile sul sito della prefettura di Biella collegandosi sull'apposito link. La cerimonia sarà trasmessa su Rete Biella e Telebiella.